strutturate dal potere. Il campo stesso è creato dai partecipanti. È una definizione che credo che ci possa servire anche dal punto di vista politico e in fenomeni diversi da quelli migratori, ovvero in che modo costruiamo campi sociali transnazionali che ci permettano di agire con più forza nel campo sociale definito dal contesto nazionale. Un'altra cosa che non si sa, ma generalmente poco diffusa è la conoscenza che l'8 marzo ha proprio questa origine, cioè nasce non come racconta il mito da donne bruciate in una fabbrica degli Stati Uniti perché protestavano, ma nasce come intenzione politica dal movimento femminista di primo Novecento, che era un movimento appunto transnazionale, era cioè un movimento che aveva le caratteristiche che abbiamo appena indicato, ed era diffuso in tutto il mondo, quindi non solo nei paesi in cui ce l'aspetteremmo, come Stati Uniti e Inghilterra, ma anche in Egitto, in Australia, in Giappone, in India, in Argentina, in Messico. E forse è interessante riflettere anche sul fatto che proprio, chiaramente sono contingenze che non possiamo leggere in una dimensione di causa-effetto, ma che proprio nel momento in cui il movimento femminista ha avuto una diffusione così ampia nel proporre un mondo diverso, perché questo facevano, si sia poi avuta una reazione esattamente opposta e contraria, che è stata quella di un fortissimo nazionalismo, che è quello che poi ha portato alla prima guerra mondiale e poi alle forme dittatoriali del secondo Novecento. Ma in questo momento, così come oggi, la battaglia unificante è quella per contrastare la violenza, il femminicidio e l'uccisione, allora sappiamo che la battaglia unificante è stata quella per il voto, quella per il suffragio. Perché introduco questo passaggio? Perché ieri come oggi il movimento femminista agisce per ridefinire i confini della cittadinanza. Allora lo faceva attraverso la lotta per il voto e guardate, hanno cominciato a chiedere il voto le donne quando hanno cominciato a vedere che c'era possibilità di ottenerlo, cioè quando il suffragio universale maschile era all'ordine del giorno. E oggi, dopo che la conferenza mondiale delle donne di Pechino nel 95 ha messo a tema, come sono lunghi i processi storici, ha messo a tema è stato lì che è stata messa a tema la violenza di genere come dimensione strutturale della società in cui viviamo, quindi 95, bene, oggi è come se oggi fossimo pronte, il mondo fosse pronto a riconoscere che quel tipo di violenza è una violenza non naturale ed è non accettabile. L'altro punto di contatto con le nostre compagne di primo Novecento è stata la strenua resistenza maschile e la spiccata mascolinizzazione della sfera politica, ovvero tanto più le donne chiedevano l'accesso ai diritti di cittadinanza, in particolare al diritto di voto, quindi al diritto politico del voto, e tanto più il potere maschile opponeva resistenza. E oggi come si esercita? Si esercita attraverso ancora una strenua resistenza. Beh, non posso non pensare a Salvini quando, e a tutta la sua cricca, quando si scaglia contro una donna che ha osato mettere in discussione le sue leggi, ovvero la capitana Carla della Rete, che è stata a cui è stato detto ti auguriamo di essere stuprata, no? Questo ti auguriamo
di essere stuprata ci porta all'ultimissimo punto, che è quello della sessualità. Che è quello della sessualità perché, e la faccio breve, le strutture del potere sono incarnate, sono prima di tutto nel corpo. Sempre Bourdieu ha definito, ha utilizzato la parola habitus per indicare come appunto le strutture del potere non siano solo fuori di noi, ma siano soprattutto dentro. E quindi, e questo il femminismo lo ha messo a fuoco nel passaggio degli anni 70, quando attraverso l'autocoscienza queste strutture di potere sono tornate fuori, sono state messe in parola, sono state rese discorsive, sono state denunciate come politiche. Oggi forse è un po' il pezzo che ci manca, cioè quello di nuovo di recuperare nel collettivo la dimensione intima della sottomissione, della subordinazione. E non è però un caso che la violenza verbale contro le donne che osano aspirare al potere, nella maggioranza le donne molto più degli uomini subiscono in politica, le donne in politica molto più degli uomini subiscono la violenza verbale, e questa violenza verbale è sempre connotata in termini sessuali. E quindi la linea di demarcazione rispetto al proprio essere o non essere cittadina passa anche dalla capacità di spogliarsi, di rendersi consapevoli delle strutture che abbiamo introiettato. Gli elementi per cambiare ci sono tutti. Oggi come ieri è una sfida per ridefinire i limiti, i confini della cittadinanza. Io chiudo con una domanda, e cioè se considerando che la cittadinanza non è qualcosa che si ha o non si ha tutta in blocco, ma è stata definita da un'altra antropologa, Iwong, come un processo senza fine di lotta, quindi una lotta continua per l'accesso alla cittadinanza, se la privazione della cittadinanza non sia una forma di disumanizzazione, e quindi se non sia anche questa una chiave con cui leggere i fenomeni che ci stanno intorno. Grazie mille. Hola, soy Isabel. Soy Isabel, por favor. Y pertenezco a Izquierda Unida de Pamplona, digo de España. Salve, mi chiamo Isabel Corbano e appartengo a Izquierda Unida di Spagna. Bien, Tina me va a traducir porque voy a hablar en castellano. En 2018 se declara por primera vez la huelga feminista en España, siguiendo un llamamiento que había hecho el movimiento feminista argentino. Nel 2018 si dichiara per la prima volta lo sciopero femminista in Spagna, in seguito alla chiamata nata dal movimento femminista argentino. In primo luogo, hay que decir que esta respuesta no aparece sin más. Ya desde los años 60, el movimiento feminista se desarrolla en España, con manifestaciones y movilizaciones multitudinarias que llevaron las cuestiones feministas hasta una sociedad muy anclada en el pasado y muy clasista, pero llevaron todas las cuestiones feministas hasta ella. In primo luogo si deve dire che questa risposta non è nata così da niente. Fin dagli anni 60 il movimento femminista si è sviluppato in Spagna con una moltitudine di manifestazioni e mobilizzazioni che hanno portato alla la questione femminista dentro la società, una società classista e ancorata nel passato. Già nel 2017 si apre una prima huelga femminista simbolica, con una
con paros de una hora o de media hora de duración, pero no fue secundada por los sindicatos, con la consecuencia de que hubo gente que estuvo sancionada. En el 2018, los movimientos feministas deciden ponerse manos a la obra para conseguir el éxito de la movilización y de la huelga. Para ello, lo primero era asegurar la cobertura legal de la misma, y consiguieron que los sindicatos apoyasen la misma y la convocaran, desde luego, de 2 horas a 24 horas, dependiendo de las distintas centrales sindicales. Ya en el 2019 se consiguió que una huelga educativa de 24 horas, y esperamos que en las siguientes ediciones se vayan sumando sectores hasta conseguir la huelga general. Già nel 2017 si fa un primo sciopero femminista simbolico con uno stop di 1 ora e mezza che non è stata però assecondata dai sindacati, e anche in quel caso ci furono delle persone addirittura sanzionate. Nel 2018 le organizzazioni femministe si pongono all'opera per raggiungere il successo dello stesso sciopero. In primo luogo si vuole assicurare la copertura legale, conseguendo quindi che i sindacati riescano ad appoggiare e a convocare da 2 a 24 ore di sciopero, e dipendendo quindi dalle diverse centrali sindacali. Nel 2019 si riesce ad avere uno sciopero generale dell'educazione di 24 ore. Si pretende quindi che i distinti settori riescano ad aggiungersi l'uno all'altro nelle varie convocatorie di sciopero dell'8 marzo. Gli assi dello sciopero dell'8 marzo sono quello del lavoro, dell'educazione, della cura e del consumo. Partono dalla denuncia del nostro sistema di vita come essendo capitalista e patriarcale. È uno sciopero di discriminazione positiva. Formalmente i sindacati convocano tutte le persone che lavorano, gli uomini come le donne, in modo tale che legalmente chiunque possa scioperare questo giorno. Il movimento femminista comunque chiama uno sciopero solo di donne per promuovere una riflessione collettiva sul valore del lavoro e in tutti gli ambiti. Per questo è specialmente importante lo sciopero di cura, con il quale si vuole mostrare che il sistema sarebbe capace di collassare senza il lavoro quotidiano delle donne. Si chiede alle donne di smettere di occuparsi dei compiti domestici, della cura, quindi della cura dei figli o delle persone dipendenti, che non portino o vadano a prendere i bambini a scuola, e che smettano di lavorare, di stirare o di preparare da mangiare. Il lavoro di cura non remunerato continua a ricadere soprattutto sulle donne. Si calcola infatti che gli uomini dedicano in media 14 ore a settimana rispetto alle 72 ore che impiegano le donne sommesse a una doppia giornata. Nel caso degli uomini, a loro si chiede che si incarichino di questi compiti che altrimenti sarebbero disattesi, e si propone che si organizzino per prendersi cura di forma collettiva in punto di cura, diciamo, luoghi di cura specifici, una specie di asili auto-organizzati distribuiti per quartieri e per città. Così anche si chiede di preparare in questo giorno da mangiare per le donne che sono in sciopero, invitando quindi a fare in modo che questo sia soltanto un inizio di una nuova forma di organizzazione e di condivisione del lavoro di cura. Inoltre c'è lo sciopero di consumo, che consiste nel non comprare in questo giorno, ma non soltanto. Si pretende quindi di fomentare uno spazio di riflessione e di presa di coscienza del modello economico attuale e di come si svolge la vita delle donne.
con tutti questi assi in una stessa mobilizzazione e nelle molteplici attività che si sviluppano nelle settimane precedenti e durante l'8 marzo, il movimento femminista propone quindi un'altra forma di visione, di sentire e di stare al mondo. Lo sciopero dell'8 marzo si organizza con la commissione dell'8 marzo statale, che è uno spazio di lavoro, dibattito, organizzazione, incontro e costruzione, creato dalle assemblee femministe di differenti territori con l'obiettivo di condividere conoscenza per costruire strategie che generino cambi della società verso una società femminista, ponendo quindi la vita e la cura al centro. Questa commissione lavora in una rete orizzontale di mutuo appoggio e consenso, mettendo da parte le questioni che separano il movimento, per esempio l'abolizione o la regolarizzazione della prostituzione. L'organizzazione di questo giorno e delle settimane precedenti congiungono in numerose assemblee, si organizzano in differenti assemblee a livello locale e di vicinato. Esse sono coordinate da un gruppo motore eletto dalla propria assemblea. Le convocatorie sono aperte e tutte le donne possono parteciparvi. In queste si dibatte di obiettivi, assi e differenti azioni che si devono raggiungere. È stato elaborato un documento di spiegazioni anche, si organizzano distribuzioni di materiale, manifesti, slogan, eccetera. L'autofinanziamento è una necessità e per questo si vendono gadget, spille dello sciopero, si realizzano incontri e giornate festive, di festival, piccoli teatri e così via. Il DIA 8M si organizza localmente, in Pamplona, per esempio, comincia con una orchestra di vettovaglie, direi, da mezzanotte. Si organizzano picchetti informativi per i negozi e a mezzogiorno c'è una concentrazione in un luogo del centro, solamente per le donne, anche se è vero che sempre ci sono degli uomini che vogliono partecipare e quindi si recheranno in quei posti in cui non sono allontanati. Il cibo, previa iscrizione, viene fatto di solito nei punti di cura e è preparato e servito dagli uomini. Il dia e il giorno finisce con una manifestazione nel pomeriggio, alla quale sono comunque invitati ad assistere gli uomini, preferibilmente dietro le donne. E in seguito c'è una lettura di manifesti. Durante tutto il giorno ci sono azioni di protesta come blocchi delle strade, catene umane e così via. El 8M del 2018, las mujeres españolas lograron una movilización sin precedentes para reivindicar la igualdad de género en todas sus vertientes, manifestándose en 120 ciudades, sorprendiendo por el éxito de la huelga a la que se suman todo tipo de mujeres, condición y raza, también de edad. Nell'8M del 2018 le donne spagnole hanno raggiunto una mobilizzazione senza precedenti per l'indicazione della parità di genere in tutte le sue vertenze, manifestandosi in 120 città e sorprendendo per il successo dello sciopero al quale si sono aggiunte donne di tutti i tipi, condizioni, razza e età. El éxito de la huelga fue debido sobre todo al trabajo de las mujeres en su organización, que logró un gran impacto entre los medios de comunicación, consiguiendo la adhesión de muchas de las profesionales de estos medios. Los medios resultan imprescindibles en la transmisión de la ideología. Así podemos decir que hoy día, a diferencia de años anteriores, nadie se atreve a mostrarse abiertamente antifeminista. Nadie pone en tela de juicio la necesidad de la igualdad, ni la evidencia del machismo y de la sociedad machista en nuestra sociedad.
Questo successo è dovuto al lavoro di donne e di organizzazioni che hanno raggiunto un impatto grandissimo nei mezzi di, comunicazione, con la conseguente adesione di molti professionisti di questo medio. I mezzi di comunicazione quindi risultano imprescindibili per la trasmissione di questa ideologia, in modo tale da poter dire che oggi, a differenza degli anni precedenti, nessuno prova a mostrarsi apertamente antifemminista, nessuno mette in discussione la necessità di parità, né l'evidenza del machismo e della violenza machista nella nostra società. La mentalità della società sta cambiando. No tanto los hechos, pues sigue siendo imprescindible la lucha por la igualdad, pero es un paso hacia su consecución, porque es el cambio de la concepción de la sociedad sobre un asunto el que permite su asentamiento en hechos. La mentalità della società sta cambiando, non tanto fatti. Per questo continua ad essere imprescindibile la lotta per l'uguaglianza, però è un passo fino alla riuscita, difficile, perché questo cambio di concezione della società si basa su un assunto, e cioè ciò che permette la manifestazione degli atti. Nel 2019 la huelga fu la maggiore in tutti i settori, logrando parar alcuni parlamenti autonomici. Nel 2020 volveremo a batir record di seguimento y de adhesión, y así año tras año, hasta conseguir la igualdad, porque el siglo XXI será el siglo de las mujeres, el siglo en que consigamos la igualdad. Nel 2019 il successo dello sciopero è stato enorme in tutti i settori, riuscendo addirittura a bloccare alcuni parlamenti autonomi. Nel 2020 torneremo a battere dei record continuazione e di adesione, così in questo modo anno dopo anno fino a costruire l'uguaglianza, perché il secolo XXI sarà il secolo delle donne, il secolo in cui conseguiremo l'uguaglianza. But also inputs from you. Maybe you can share with us your experience. What is the 8th of March look like in your country? So, who wants to take the floor? We have time. Okay, Marta. Hello. Good morning, everybody. I'm Marta Ferrer. I'm from Spain. And also to share with you that some of the lessons learned from the feminist movement in my country, which was very massive. It is the most important movement in Spain, and it also has some reasons why. I mean, it's not out of the blue that suddenly the women's uprise. And everything started with the violence, the question of the violence against women. And I can see also in different countries how, whatever the feminist movement is big or less, the question of the violence against women is the key point, or the starting point to work on that. Because from the understanding how the violence is a structural violence against women is the first step to go further, and to go for equal rights, for equal salary, for equal everything. So I mean, that is one of the lessons learned from the movement in my country. The second one is the importance of the grassroots level organization. So the idea of organizing committees everywhere, and let's see what's happened. Maybe nobody goes, maybe one woman or two, but from this part, the movement is absolutely sure that if it goes well, mobilization could be really transversal to different sectors of the society. And the last lesson learned, I think is very important, is to take care of the women journalists. So one, not really honest, but one of the wonderful things that the Women's Assembly in Spain did is to create a communication team. And they were woman by woman, journalists one by one, in the TV, in the
the radios, in the newspapers, in the local newspaper, are massive. And having a coffee with every woman, trying to convince them how important this is.